Il primo appuntamento con IFA 2017 è con Samsung, che presenta la nuova tecnologia indossabile. Tre modelli per il mercato da qui fino al periodo di Natale. Parto da Gear Fit 2 Pro, abbiamo anche Gear Sport e per chiudere anche Icon X 2018. Il primo che vi mostro è Gear Sport, una sorta di via di mezzo tra il vecchio Gear S2 e il Gear S3 dello scorso anno, ma con tante novità. Intanto la vocazione sportiva è in due colori, il colore blu o il colore nero, ma con una serie di cinturini intercambiabili, ce ne sono più di 20 con diverse tipologie. Da sottolineare tra l'altro che l'attacco del cinturino è standard, quindi si può cambiare anche con cinturini di vostro gradimento, però di fatto anche diciamo che l'allestimento, l'assortimento soprattutto dei cinturini che sono offerti da Samsung sono davvero tantissimi, dal silicone, che è quello che vedete, alla pelle, a una via di mezzo tra il silicone e la pelle, e poi quelli invece in nylon. Il prodotto, allora, intanto la resistenza alle 5 atmosfere, quindi la possibilità di nuotare fino a 50 metri di profondità senza alcun tipo di difficoltà. C'è ovviamente il sensore per il battito cardiaco e all'interno la memoria da 4 giga che vi dà la possibilità di memorizzare la vostra musica e di ascoltarla ovviamente anche quando non avete il telefonino con voi. C'è il sensore GPS integrato, questo è importante ovviamente per tracciare correttamente quelle che sono le vostre attività. Anche su questo prodotto è possibile installare le applicazioni del mondo Tizen, quindi avrete tantissime possibilità, ad esempio quella di BMW per sbloccare la vostra automobile, Uber per ordinare un'auto direttamente dal vostro prodotto, non solo, Spotify, che tra l'altro adesso supporta anche la modalità offline, avrete la possibilità di scaricare la musica dentro il vostro Gear Sport, ma anche il Gear Fit 2, e a quel punto ascoltarla anche quando il prodotto non è collegato ad uno smartphone. Durata della batteria di lunga tenuta, di grande capacità, è quello che è da sottolineare. Anche la capacità automatica di riconoscere l'attività fisica che state svolgendo e quindi di misurare la vostra attività. Altra cosa interessante, quello che vedete qui adesso non ha ovviamente una combinazione di fattori che abbia un senso, no? Perché con l'inserimento delle calorie che vengono ingerite, con il calcolo delle calorie che vengono consumate, ogni giorno fate una sorta di bilancino della vostra attività, quindi sapete quante calorie dovete bruciare o quante ancora ne potete assorbire in una sorta appunto di valutazione costante del vostro bilancio calorie rispetto a quella che è l'assunzione ideale, che sapete insomma leggermente diversa tra uomo e donna, ma sempre intorno alle 2000-2200 calorie al giorno. Entreremo più avanti ovviamente in più dettagli, però insomma la vocazione sportiva di Gear Sport insomma arriva direttamente dal nome, mutuato rispetto ai prodotti che erano prettamente sportivi del passato, la forma invece quella circolare dell'orologio. Gear Fit 2 Pro invece vedete con una forma più tradizionale, quella allungata, insomma rettangolare, con la caratteristica del GPS incorporato, anche in questo caso la possibilità di utilizzare le applicazioni che vengono realizzate per il mondo Tizen e in questo caso anche diciamo la miglioria del sensore per il battito cardiaco, che è con rilevazione continuativa. I prodotti arriveranno con due modelli tra l'altro di cinturino, uno più largo e uno più stretto a seconda della misura, insomma del polso che voi portate, quindi due cinturini che saranno inseriti in ogni confezione, anche questo ovviamente in molti colori, realizzato tra l'altro con la possibilità di sfruttare alcune delle funzionalità sport realizzate con i propri partners, tra cui Under Armour. Gear Fit Pro, Gear Fit 2 Pro, non ce la farò mai a pronunciare questo nome al primo colpo, è sicuramente il prodotto con vocazione sportiva più evidente, anche in questo caso resistenza alle 5 atmosfere, quindi si può andare fino a 50 metri di profondità senza alcun tipo di difficoltà, e anche in quel caso rilevazione automatica, un rilevamento automatico dell'attività sportiva, anche tra l'altro di attività mista.
Infine l'ultimo prodotto, Gear Icon X 2018. Vedete che la forma degli auricolari è molto simile a quella dello scorso anno, quindi siamo con una forma generalmente veramente quasi identica. È stata rimpicciolita di molto invece la scatoletta, e un'altra delle novità di Gear Icon X 2018 è che è stato rimosso, era posto sulla parte laterale dell'auricolare, invece la misurazione del battito cardiaco. Però ci sono delle novità importanti. Intanto è compatibile con Bixby o con il Google Assistant, basta premere a lungo sulla parte sensibile allo sfioro per attivare l'assistente sul proprio telefono. Ci sono sempre 4 giga di memoria all'interno, è aumentata incredibilmente invece l'autonomia, fino a 7 ore di ascolto di musica quando la musica è memorizzata nell'auricolare, 5 ore di streaming continuativo quando ascoltate musica che è memorizzata sul vostro telefonino, avete la possibilità di conversare per 4 ore consecutive, un salto in avanti gigantesco rispetto al passato. Non solo, c'è anche una forma di quick charge che vi permette in soli 10 minuti di avere l'autonomia per l'utilizzo per un'ora intera. Quindi un'altra delle tre novità di oggi è Gear Icon X 2018.